Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo delle evoluzioni dell'intelligenza artificiale, anche in chiave normativa. Cercheremo di capire quali sono le implicazioni nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sotto il profilo giuridico e anche sotto il profilo penale. Quindi lo faremo con i nostri ospiti in collegamento. Saluto subito l'avvocato Chiara Padovani, founder dello studio legale Padovani. Ben arrivata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a lei e saluto anche l'avvocato Claudio Perrella, socio ANRA e partner di RNP Legal. Ben arrivato. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio a lei. Inizierei con l'avvocato Padovani. Quali sono le ultime evoluzioni dell'intelligenza artificiale anche sotto una chiave di lettura giuridica, in particolar modo sotto il profilo del diritto penale? Beh, occorre premettere che l'evoluzione è nel segno di un poderoso avanzare dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi sulla scena della giustizia penale. Ed è un avanzare che è oggetto di riflessioni importanti. Pensiamo che alcuni giuristi, anche francesi, hanno definito l'irruzione, quel tentativo di irruzione dell'intelligenza artificiale nel sistema penalistico come una vera e propria frattura antropologica, oppure addirittura come una rivoluzione epistemologica. E perché questo, molto brevemente? Anzitutto perché il sistema penale è un sistema pensato per l'uomo, ecco, cioè un sistema costruito su un rimprovero penale e colpevole rispetto ad un'azione che è umana ed è affidato al giudizio di un uomo, che sarà certamente fallibile, ma la cui decisione nel nostro sistema, come in altri, è ovviamente sottoposta ad un controllo della motivazione e quindi ad un controllo su una decisione che è basata su criteri ben definiti dall'ordinamento. Sotto il profilo del diritto penale sostanziale si tratta allora anzitutto di comprendere se ci troviamo di fronte a una scelta epocale in cui cioè occorre decidere se siano ancora applicabili i principi, ovviamente per noi penalisti irrinunciabili perché di rango costituzionale, al principio di personalità e colpevolezza della responsabilità penale, ma anche del trattamento rieducativo della pena rispetto a quei fatti in cui non assistiamo ad un'azione umana, ma assistiamo ad un'azione creata da un soggetto, da un'entità che di umano non ha nulla, ma che è appunto costruito su un software composto da vari algoritmi, o se quel fatto di reato è l'opera congiunta dell'azione umana e dell'intelligenza artificiale, spesso poi se si tratta di self-learning. L'attenzione a questi profili critici, a questi primi profili critici di diritto penale sostanziale è altissima anche a livello internazionale e sovranazionale, tanto che la European Committee on Crimes Problems del Consiglio europeo ha istituito proprio una commissione che è preposta a studiare sia le applicazioni pratiche che i singoli ordinamenti stanno adottando, ma anche sta cercando di dare qualche impulso per un'armonizzazione delle implicazioni pragmatiche dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia penale. Quindi, ecco, mi sento di fare questa premessa alla sua domanda sull'evoluzione, prima di passare a casi concreti e pratici. La ringrazio tanto, poi tornerò da lei a breve. Io vorrei chiedere invece all'avvocato Perrella, facciamo invece qualche esempio pratico di implicazioni giuridiche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Mi viene in mente per esempio l'auto a guida autonoma, giusto per fare un esempio. Beh, l'auto a guida autonoma è sicuramente un caso assolutamente concreto di tutti i giorni ormai ed è molto ben rappresentativo della criticità e della delicatezza dei problemi, anche di natura etica, che già ora abbiamo e che avremo sempre di più in futuro. La collega Padovani ha già perfettamente inquadrato le criticità che ci sono sotto il profilo penale, che evidentemente si ripropongono anche sul versante civile, perché anche evidentemente sul versante civilistico ragioniamo di dolo o colpa, colpa grave, ed è molto difficile, forse anche impossibile, applicare queste categorie quando la condotta è di una macchina.
di un robot, di un software. Però non dobbiamo dimenticarci che c'è un essere umano che ha progettato quella macchina, che ha inserito quell'algoritmo. E per tornare allo spunto che lei mi ha dato, io faccio un esempio che, ripeto, qualche anno fa poteva sembrare assolutamente clamoroso, poteva sembrare forzato. In realtà non lo è assolutamente. Ipotizziamo un'auto totalmente a guida autonoma in cui il conducente può disinteressarsi della condotta della sua auto, che in una situazione di emergenza trovi più possibili ostacoli, più possibili bersagli, più possibili oggetti di una collisione e in qualche modo sia chiamata a scegliere qual è il bersaglio sacrificabile. Può sembrare una forzatura, ma in realtà non lo è. Noi partiamo dal presupposto che alla guida dell'auto siamo padroni delle nostre decisioni e siamo in grado di scegliere in un contesto emergenziale se salvare noi stessi, sacrificare la vita di altri. In realtà non è una scelta, cosciente, nessuno può avere questo sangue freddo. La ringrazio. Io passo invece all'avvocato Padovani, la quale volevo chiederle, dal punto di vista invece investigativo, in che modo può essere utilizzata l'intelligenza artificiale? Allora, in una prospettiva investigativa e di polizia, l'uso dell'intelligenza artificiale si è già tradotta nelle attività di predictive policing, nelle tecniche di profiling e quindi attraverso sistemi di identificazione facciale e vocale. Cosa significa in concreto? Significa innanzitutto mappare, quindi in una chiave preventiva, mappare il rischio criminale, quindi allocare le forze di polizia in una formazione più o meno densa a seconda di quel territorio dove vi può essere una tendenza alla commissione di reati, secondo appunto questa predictive, le tecniche di predictive policing, e quindi neutralizzare la commissione, il rischio di commissione di determinati reati e di ridurre la vittimizzazione. Esempi in concreti, in concreto ci sono anche proprio innanzitutto qua a Milano, perché proprio nella questura di Milano è stato inventato ad opera di un investigatore il programma Key Crime, che è utilizzabile per condotte seriali come rapine, truffe agli anziani, ma anche reati a sfondo sessuale, ma anche il programma X-Law, che è stato invece sviluppato dalla Polizia di Napoli ed è attualmente applicato in diverse regioni e che serve a prevedere, poi ritorneremo su questo concetto, ma a prevedere furti e rapine. Ora, già dico subito come in questa fase investigativa di polizia l'uso degli algoritmi predittivi profila, è profilato un problema di innanzitutto rispetto del principio di uguaglianza, dico molto scientificamente perché tra le varie problematiche, perché questi software considerano alcuni fattori di rischio e non altri, considerano l'età, il genere, ma anche la cosiddetta neighborhood crime, cioè la criminalità di quartiere, addirittura in alcuni casi le abitudini di vita digitali, oltretutto l'appartenenza ad un'etnia, una distinzione di razza, ecco. Quindi, sulla base di questi dati, suggerisce la maggiore allocazione delle risorse di polizia, ma pone anche una presunzione di pericolosità in relazione ad alcuni soggetti e non ad altri. Quindi in questa prospettiva si è fatto anche notare come questi risultati possano essere condizionati da quelli che vengono definiti machine bias, non così diversi dai condizionamenti, da quei pregiudizi tipici del giudizio, delle decisioni umane. Ad esempio, e qui mi fermo, la newyorkese ProPublica, che è un'organizzazione di giornalismo investigativo, ha sostenuto in un suo report che il software Compass, che è largamente utilizzato negli Stati Uniti all'interno del sistema della giustizia penale, anche in fase decisionale, sarebbe bias against black, cioè valorizzerebbe alcuni fattori strettamente correlati alla razza.
La ringrazio, Avvocato Padovani. Io vorrei fare un'ultima domanda invece all'Avvocato Perrella. Allora, le volevo chiedere, in particolar modo, estendendo un po' il discorso anche alla responsabilità da prodotto, come si può applicare, diciamo, la responsabilità da prodotto sui prodotti di cosiddetta nuova generazione, visto che parliamo di intelligenza artificiale? Beh, anche quella è una sfida potenzialmente enorme e saremo probabilmente tutti chiamati a valutare che tipo di aggiornamento sul piano normativo giuridico servirà in relazione a nuovi prodotti. Noi abbiamo una disciplina di tutela del consumatore che protegge il consumatore, ma tiene conto però del fatto che i prodotti siano suscettibili di una obsolescenza più o meno rapida. E non è detto che un prodotto sia difettoso per il solo fatto che ha un modello più antiquato rispetto ad altri prodotti parimenti in commercio. Però è chiaro che, e lo ricordavamo prima, in un contesto in cui c'è una intelligenza artificiale che ha una progressione assolutamente dirompente, una evoluzione sul piano tecnologico che è difficilissimo intercettare anche per i produttori. E c'è addirittura il machine learning. Cioè abbiamo dei sistemi che autoimparano, si riproducono, crescono, immagazzinando costantemente dati. Diventa veramente difficilissimo capire quando un prodotto può qualificarsi come difettoso e prima ancora che cos'è un prodotto in relazione, per esempio, ad un software. E le faccio un ultimo esempio. Io ho fatto prima un esempio che sembrava fantasioso anni fa, ora non lo è assolutamente più. Gliene faccio un altro che poteva sembrare parimenti esotico e ora assolutamente non lo è. I prodotti realizzati con le stampanti 3D. Ormai siamo arrivati alle stampanti che realizzano prodotti 4D, cioè sono protesi, per fare un esempio, perché sono i prodotti tra i più diffusi realizzati in questo modo, che hanno un autoadattamento, cioè reagiscono all'agente esterno, alla temperatura, al contesto esterno e hanno dei mutamenti nella struttura. Anche qui è veramente difficilissimo a questo punto capire dove si pone l'asticella del grado di diligenza del produttore, dell'attenzione che va riposta nella valutazione, nell'introduzione di un prodotto sul mercato. Faccio veramente un ultimissimo commento per portarci su un tema di attualità assoluta. È grazie all'intelligenza artificiale che si è arrivati ai vaccini che si stanno profilando ora e probabilmente ne avremo più dei due che si stanno profilando. È solo grazie all'intelligenza artificiale. Però ovviamente adesso ci sono delle sfide rilevantissime perché questi vaccini dovranno funzionare. Essere assolutamente sicuri e quindi si vede benissimo come siamo di fronte a delle sfide delle quali probabilmente non abbiamo neanche la piena percezione. La ringrazio per il suo interessantissimo intervento, speriamo insomma che arrivi presto il vaccino e che funzioni e che vada tutto bene ovviamente. Io quindi saluto e ringrazio ancora l'avvocato Claudio Perrella, socio di ARRA e partner di RNP Legal, grazie per essere stato qui con noi. E Grazie a voi. naturalmente saluto e ringrazio anche l'avvocato Chiara Padovani per i suoi interventi, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Bene, parleremo ancora di intelligenza artificiale anche nella seconda parte di Doppio Binario. Adesso pochi minuti di pubblicità, ma restate qui con noi.